tutti da AC News. Vediamo il trailer di oggi, subito dopo le notizie di cinema. Sul tavolo. Benvenuto. Le carte possono illuminare il suo futuro. Sento che è in pericolo. In verità preferisco leggere il suo futuro. Sento che il suo prossimo cliente è qui per ucciderla. Oh, come mi è mancato, Holmes. Vedo che la sua rete del complotto si sta ampliando. Sono immerso nel caso più importante della mia carriera. Gli indizi puntano in una direzione. Il professor James Moriarty. Sicuro di voler giocare a questo gioco? Temo che lei perderebbe. Non è il mio travestimento migliore, ma ho dovuto improvvisare. Questo non l'ha visto nelle carte, giusto? Che cosa ci facciamo qui sotto? Noi aspettiamo. Questa è la mia luna di miele! Me lo tolga dalla faccia. Non è sulla sua faccia, è nella mia mano. Tolga quello che ha in mano dalla mia faccia. Johnny Depp ha firmato un doppio contratto con la Disney per girare due nuovi film. Dopo l'enorme successo dell'ultimo capitolo dei Pirati dei Caraibi, l'attore americano è stato ingaggiato per interpretare la versione cinematografica della serie TV The Night Stalker. È un film ispirato alla vita di Paul Revere, patriota americano che nel 1775 sventò un attacco delle truppe inglesi. Il produttore e regista americano George Lucas ha acquistato un ex convento dei Cappuccini in Umbria, a Pastignano sul Trasimeno. E per l'inaugurazione della nuova tenuta, il regista ha invitato gli amici di sempre, Steven Spielberg, Robert De Niro, Francis Ford Coppola e Ron Howard. E per oggi è tutto, arrivederci da AC News.